acclamato in tutto il mondo. Pensate, ha ballato con Madonna, con Michael Jackson, con Raffaella Carrà e con me Luca Tommasini. Come un tuono, sei arrivato senza preavviso. Luca, ecco. Se mi fai male, meno male che sei venuto in mio soccorso. Ciao, Marce. Mi hanno detto di chiamarti Marce. No, com'è, come vuoi. Allora, Luca, hai una carriera straordinaria. Sei giovanissimo e qualcosa mi... sei giovane, per quanto mi riguarda sei giovane. E allora, un personaggio così importante, io voglio sapere tutto. E cominciamo proprio dalle origini, perché uno immagina un ballerino, magari da ragazzo ha avuto un'infanzia spensierata. Non è stata proprio così. Beh, no. Direi proprio di no. Se ti va di raccontare, che è successo? So, che infanzia hai avuto te? Ma un'infanzia, diciamo, molto particolare. Sembrava così normale, perché dove sono nato io... Dove sei nato? Qui a Roma, vicino a Primavalle, un posto dove venivano buttate un po' gli avanzi della società e quindi dove sognare era impossibile. Ah. Io invece sono un sognatore, ma di natura, quindi sognavo le cose belle, mi piaceva Michael Jackson, la musica, ballare. E quindi ero un outsider totale. Ti sentivi un po' emarginato, insomma, dalle... Ma più che sentirmi emarginato, mi spingevano anche fisicamente nell'angoletto. Quindi anche in famiglia ho avuto problemi con papà, questo l'ho raccontato tante volte, quindi lo dico ormai con non tranquillità, però insomma lo racconto sempre. Mia madre è stato lo scudo che si è messa fisicamente davanti a papà per proteggermi. Enzo Paolo Turchi ha aperto questa scuola di ballo a 100 metri da casa mia. Allora, il destino ti ha dato un po' una mano, insomma, no? Questa possibilità di frequentare quel tipo di scuola ti ha aiutato. Però, naturalmente, senza per forza mescolare nelle cose non piacevoli. Quando è che tu hai capito quello sarebbe stata la tua vita? Cioè, c'è stato un momento particolare che tu hai detto: oh, come si butta in ogni caso farò questo? Guarda, il primo giorno che sono entrato nella scuola di danza, io ho visto persone che non avevo mai visto prima. Ho visto la bellezza, ho conosciuto, a parte quella di mia madre, che era l'unica cosa bella che avevo da quando sono cresciuto e da quando sono nato. Io ho ritrovato quella speranza e quella bellezza in queste persone, il modo in cui parlavano, dei loro sogni, delle loro possibilità, del mondo, di cose che non conoscevo, già come parlavano, io non parlavo come loro. Cioè, il primo giorno che sei entrato in quella scuola, hai capito? Guarda, mi vengono i brividi, perché io quel giorno... Ma che bello, Luca! Io ho scoperto il sole. Ma che bello! Ho scoperto il sole che non mi ha mai lasciato, per me mi hanno illuminato di speranza, di sogni, hanno acceso i sogni. E hanno costruito quelle persone, Lidia Turchi, Enzo Paolo e tutte le persone che poi mi hanno sempre adottato, ma non solo qui, anche in America, quando sono andato in America. E boh, ci arriviamo subito, perché la svolta poi professionale sono stati gli anni 90, quando tu vai in America e sinceramente immagino che non potessi neanche lontanamente sognare che avresti ballato con i più grandi della terra, è vero o no? Ma io no, sognavo di farlo. Marcello, io da pazzo, non lo dicevo a nessuno, però nella mia testa io sognavo di ballare con Michael Jackson, perché quando lo vedevo ballare, anche oggi, ieri sera, io mi sono addormentato con Michael che ballava, ancora col sorriso, eccoci qua, e mi guardavo Michael da solo che ballava e dico ancora oggi. Ma lo stesso è successo l'altro giorno, sono andato al compleanno di Angelica, la figlia di Rosario e Fiorello, e la cugina è venuta da me e mi ha detto: Luca, sai, io non ti conosco bene, una ragazza. Dice: ma io ho mille domande da farti. Dico: ma su di chi? Però posso dirti, su Michael. Posso dirti una cosa? Cioè, io pure ho sognato di giocare nella Roma centravanti e l'ho fatto tante volte, mi immaginavo proprio esattamente quando entravo in campo, facevo un gol di testa, uno al volo. Non ti ho mai visto, però. No, appunto, non è che succede spesso di sognare di ballare con Michael Jackson e poi realizzarlo. Cioè, ma no, era... io un conto è sognare, un conto farlo, cioè impossibile. Tu hai ballato con Madonna, ragazzi, ma non Madonna la 65enne mia di oggi, quando era al top della sua popolarità, o no? Sì, ragazzi, come raccontiamo
false no. promesse. Ecco. Ma Madonna poi è arrivata in un modo strano, perché il mio sogno era Michael, quindi ho lasciato tutto. Ah, quindi Madonna così. A 16 anni e sono andato lì, mettevo un po' di soldi da parte e mi spendevo tutto per studiare, poi mi facevo aiutare dalle persone. Ho dormito per strada, non me ne vergogno, ho fatto l'elemosina, non me ne vergogno. Perché ti devi vergognare? Tutto il successo che hai avuto, ti hai fatto bene. No, io penso che si deve vergognare chi ruba. Bravo. E quindi, no, lo dico anche con molto orgoglio. Per me era tutto il premio che c'era da vincere a quello di riuscire a studiare, rinforzarmi, diventare bravo come loro. Poi sono arrivati tutti questi premi. Poi è arrivata Madonna. Sono andato a sudarmela, perché io sono andato all'audizione e ho cercato di conquistarla, però per me l'idolo era Michael. Tant'è vero, quando sono entrato in confidenza con Madonna, dopo anni che lavoravamo insieme, le ho confessato, dico, ma sai che il mio sogno qual era? Era lavorare con lui. Era lei mi ha detto pure il mio. Ah, beh, è una donna di spirito. Senti, nel 2001 torni in Italia con Fiorello e vediamoci a questo punto sta clip insieme, però dai. Dai. Piace tanto ai bambini? Che cosa? Che cosa? Il nostro Shaggy 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 Jiggy Jiggy Jiggy. E chi è che ce l'ha insegnato? Il nostro coreografo Luca Tomasi. Ehi, Shaggy 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 Jiggy Jiggy Jiggy. Beh, vedo che quando si prendono in giro i personaggi vuol dire che c'è tanto affetto, che c'è tanto rispetto e tanta stima. Ho visto un bellissimo abbraccio con la tua mamma, è la tua mamma quella? Eh sì, e scendono poi subito le lacrime, perché l'eroina della mia vita è quella che mi ha consentito di arrivare fino a qui, a sacrificio di tutto, lei ha mollato tutto per me e si è presa un sacco di botte per me. Però ha avuto anche, credo, tante soddisfazioni. Ora stiamo con Luca Tommasini, ma tu è vero che hai ballato anche durante la serata degli Oscar? Ho fatto gli Oscar due volte, sì, la prima. Non sì. Te bastava, uno o due? Due. La prima è stata a 18 anni, è stata quella più tosta, l'audizione più tosta, perché ero illegale negli Stati Uniti, quindi un clandestino, ho scalcato questo muro, ho fatto questa audizione per 12 ore, io speravo solo di farmi vedere. E invece poi alla fine Paula Abdul, che era la coreografa degli Oscar, tra migliaia di persone, viene lì. Cioè migliaia? Eravamo almeno 10.000 in audizione. Ma prendete conto. E cercava 20 ballerini. E quindi alla fine viene lì da me, mi giro, dico oddio mi ha beccato, inizio a piangere ovviamente, perché dico no, non l'ho fatta apposta, sono italiano. E poi non parlavo bene inglese. Lei mi fa no, ma io voglio te per gli Oscar. Dico, come facciamo? E lei mi ha portato poi ad avere il permesso di soggiorno. Ma che spettacolo. E da lì è iniziata una carriera legale negli Stati Uniti. Straordinaria, straordinaria. Allora, io proprio ho anche curiosità tecniche. Io ho un amico ballerino che è Luca Nannini, che è un regista con il quale siamo fratelli, e lo prendo sempre un po' in giro. Poi, nei racconti che mi ha fatto negli anni che abbiamo girato l'Italia insieme, ho capito che il vostro è un mestiere durissimo, perché ci si allena ore, è davvero... È qualcosa che quelli due minuti, tre minuti che si vedono in costano TV cari. O al teatro costano mesi e mesi di sacrificio. Vita, è una vita. E questo onore al mestiere di ballerino. Ma l'altro mestiere mi incuriosisce anche, il coreografo. Come si diventa coreografo? Allora, io lo sono diventato... Perché credo che ci siano molti giovani interessati a questa tua risposta. Io lo sono diventato per sbaglio e non ho mai creduto né in me stesso, sono molto insicuro, ma soprattutto nelle mie doti artistiche creative. Per cui io ero un ballerino che riusciva a fare quello che mi insegnavano. Poi a un certo punto, quando sono diventato un po' più famoso, ho iniziato a sentire l'esigenza di mettere i passi addosso a me, di inventarli. Tu guardavi le cose che facevi magari di altri e pensavi già... Potrei fare questo o quell'altro? No, perché io pensavo di non uscirci. Poi sono stato chiamato da alcuni personaggi importanti, tipo Claudio Baglioni,
mi incontro con Claudio e dico ciao Claudio Baglioni, per me è un mito perché sono cresciuto a Roma. Tornato dall'America, Claudio mi fa, io voglio che tu mi faccia le coreografie per gli stadi, i primi stadi. Addirittura. Ma dico, ma io, la tua musica, che c'entriamo? Voglio che tu, insomma, metti la tua visione sulla mia musica, quindi donne con i capelli... Ma quanto è bella una cosa, una proposta del genere? È bellissima, ma mette tanta paura. Ma che paura? Uno come te che ha fatto... Perché ti svegli la mattina, Marcello. Le cose che ha fatto. Senti, Luca, gli ultimi secondi a disposizione, però io ho delle curiosità anche più estive. Il tuo luogo ideale di vacanza? Allora, ne ho girati tanti, immagino. Però se io potessi, intanto vedi la camicia fatta apposta di buon augurio a tutti, perché visto bella, che piove, sì. Che bella, bella. Se te le cancinano te la ruba, stai attento. O Mara Venier. Però, ciao Mara. Mara, ciao zia. Ce la fa la stessa persona. Comunque, la cosa bella è che io amo, dopo tutto il mondo che ho girato, che ho visto, Napoli. Cioè, se io potessi vivere bella, a Napoli e stare a Napoli, sarei l'uomo più felice del mondo. Mi piace tanto. I tuoi programmi per il futuro, immediato? Allora, sono tanti. Sta per uscire una serie con Anthony Hopkins sull'antica Roma, appunto. E poi sto preparando un capodanno speciale. Sto preparando un tributo a Guglielmo Marconi che si farà il 20 luglio a Bologna, e poi ho due film in lavorazione. Vabbè ragazzi, Luca Tomasini, un fenomeno, piacere di averti Marcello, conosciuto Marcello, è stato un piacere mio, bocca al lupo, grazie.